Buongiorno a tutti, sono Danilo Breus, sindaco di Pomaretto. Voglio anche portare la testimonianza al giornale Le Valli di quello che Pomaretto e la sua amministrazione ha cercato di realizzare in questi ormai quasi 2 mesi di attività così, se vogliamo, diversa. Abbiamo attivato fra le tante cose la distribuzione dei buoni spesa per le famiglie, dove a oggi siamo già riusciti a eseguire due avvisi e quindi raggiungere ancora più famiglie che la prima volta. Abbiamo realizzato e stiamo concludendo ancora adesso, perché è stata un'attività molto importante, che abbiamo tutti i dipendenti che stanno lavorando in smart working. Noi oggi qui presente nel municipio abbiamo solo più la polizia municipale, tutti gli altri uffici stanno lavorando da casa, ma mentre in un primo tempo siamo partiti in forma, diciamo così, buona, ma oggi abbiamo ottimizzato quelle che erano tutte le attività, quindi con i PC spenti all'interno del municipio. Da lunedì noi partiremo anche ad avere rinnovato il nostro centralino telefonico e quindi, mantenendo i numeri già esistenti, tutti i dipendenti da casa risponderanno direttamente quando viene richiesto sull'interno specifico, e quindi possiamo dire che diamo il servizio comunale ai nostri cittadini al 100%. Abbiamo anche preso questa occasione per ottimizzare alcuni servizi. Il servizio che sembra cosa da poco, ma per le onoranze funebri, con la presenza del nostro ospedale qui a Pomaretto, oggi tutta questa attività per loro viene svolta online, come anche per gli agricoltori il ritiro, la consegna e quant'altro del modello 6-7 per la monticazione viene tutto realizzato online, in contatto direttamente con l'ASL TO3. Abbiamo poi sicuramente sollecitato e tenuto presente di quella attività che hanno svolto in questi mesi da parte degli insegnanti con il contatto verso i propri alunni, e su questo abbiamo cercato di stimolare per quanto era possibile riuscire a raggiungere tutti quanti i ragazzi, e abbiamo realizzato, la prossima settimana presenteremo e distribuiremo un opuscolo che abbiamo realizzato grazie alle scuole e che racconta proprio il coronavirus visto dai bambini della quarta e della quinta elementare. E abbiamo attivato proprio in questi giorni un concorso per tutti e 5 le classi della scuola primaria, che è quello "Disegna la tua mascherina". Questo per tenere veramente i ragazzi e gli insegnanti coinvolti in questo momento di difficoltà. Un'altra iniziativa che sta prendendo piede in questi giorni, già è iniziata la scorsa settimana, è quello che sollecitati da CNA Artigianato di Pinerolo, e attiviamo questa raccolta di informazioni e questo progetto che si chiama "Adotta un negozio", e quindi tutti i nostri commercianti possono aderire a questa iniziativa, dopodiché i clienti o altre persone che hanno un occhio di riguardo per certi negozi, per un negozio in particolare, potranno così svolgere un'attività di anticipo, di fornire anticipatamente il loro contributo, che poi verrà riconosciuto e restituito da parte del titolare del negozio. Stiamo anche pensando e stiamo verificando quelle che sono le azioni a livello governativo e a livello regionale, perché dovremo sicuramente prendere in considerazione dal nostro bilancio comunale per una ristorazione a tutte le attività commerciali per quanto riguarda i tributi comunali dell'anno 2020. Noi stiamo cercando con la Cassa Depositi e Prestiti di liberare delle nostre risorse, sicuramente una per fare fronte a questa esigenza, perché mesi e mesi più di chiusura, e sicuramente la ripresa avrà una ripresa molto
a rilento, perché non possiamo pensare da un giorno all'altro di aprire il tutto al 100%, e quindi questo ci dovrà far pensare, far approvare una serie di provvedimenti in aiuto alle attività commerciali del territorio. Quello che voglio dare è informazione: dal 4 con il nuovo DPCM del 26 aprile riapriremo i nostri parco giochi e apriremo anche la nostra ecoisola comunale in orari ben precisi, con la sorveglianza, perché l'ingresso sarà previsto per una persona per volta, in modo particolare per poter depositare gli sfalci e il materiale verde. Perché questo? Perché Pomaretto, amministrazione comunale di Pomaretto, ha comunque scelto di continuare anche nel 2020 con le sue attività legate al paese fiorito. Quindi i borghi sono già stati attivati, sono già state attivate tutte le iniziative per portare ad arrivare ad avere di nuovo il nostro comune, il comune di Pomaretto, dopo aver realizzato lo scorso anno di aver ospitato la premiazione nazionale dei comuni fioriti, anche quest'anno ad avere un paese così presentabile, piacere da essere attraversato. Mi sento ancora di dire che nelle opportunità di questa grave situazione del Covid-19 è stata attivata sul nostro territorio comunale, per tutto il concentrico, la banda larga da cabina, che porta così nelle abitazioni a 80 mega. Penso che questo possa essere veramente un servizio utile per le famiglie. Nei prossimi giorni, la prossima settimana, si procederà un'ulteriore distribuzione delle mascherine che ci vengono consegnate dalla Regione Piemonte, e saranno integrate anche da una parte di fondi comunali e da quello che è stato elargito da parte di tanti cittadini. Mi permetto di portare anche alcune considerazioni, alcune informazioni circa la situazione dell'ospedale di Pomaretto. L'ospedale di Pomaretto è stato negli ultimi 15 giorni trasformato, entrambi i due piani, quindi sia il primo piano, che era adibito a CAVS di continuità assistenziale, il secondo piano di lunga degenza, sono stati trasformati entrambi per ricoveri di post-Covid, o se vogliamo di malati positivi che non sono in una situazione dove è necessario accedere all'ospedale di Pinerolo, ma che possono appunto svolgere il loro periodo di quarantena ed essere curati all'interno dell'ospedale di Pomaretto. Sono stati eseguiti i tamponi per tutti il personale dipendente della struttura, è stato anche eseguito a tutti i pazienti, quindi a oggi, nella normalità del funzionamento dell'ospedale, ogni paziente che viene ricoverato riceve l'accesso quando sia stato fatto un tampone. La medesima cosa avviene per l'uscita: per quando viene dimesso il paziente, il tampone viene realizzato di controllo.